Castel di Sangro, città all'avanguardia per la sicurezza, distanziamento sociale, uso dei dispositivi di protezione dei disinfettanti, sanificazione continua dei luoghi. Il comune, guidato dal sindaco Angelo Caruso, è avanti e sta adottando già da tempo una serie di misure precauzionali per garantire un'adeguata sicurezza sanitaria a tutti. Una priorità assoluta questa per poter tornare alla normalità, anche in un discorso di rilancio del turismo nei borghi e nei posti d'Abruzzo. E così a Castel di Sangro c'è una costante sanificazione dei principali luoghi pubblici. È stata installata una cartellonistica per sollecitare al rispetto delle regole e, novità assoluta, sono stati acquistati già 3 bagni autopulenti anti-Covid, uno nel porticato di Piazza Plebiscito, uno alla villa comunale di Via Giardini del Rio e l'altro nell'area del terminal. E non a caso nella nostra comunità, nella nostra città, ho messo in piedi una serie di iniziative, tutte legate orientate alla garanzia della sicurezza. In primis abbiamo concesso oramai già da qualche mese la gratuità delle aree esterne per tutte le attività di somministrazione e bevande, e quindi evitando un onere notevole a carico degli esercenti. Abbiamo poi organizzato tutto un allestimento di tabellonistico che indica tutte le modalità per lo svolgimento di qualsiasi azione, di qualsiasi attività, dall'entrata nelle attività commerciali e all'utilizzo degli spazi pubblici e quant'altro. E abbiamo acquistato dei bagni anti-Covid, quindi in totale autonomia nella gestione. Sostanzialmente cosa significa? Significa che l'utente accede in un luogo già sanificato, in un ambiente già sanificato, autopulente, che chiaramente svolge tutti i processi di sanificazione in ogni parte del stesso ambiente, è omologato ovviamente per diversamente abili, contiene anche il fasciatoio per il cambio dei bambini, quindi tutta una serie di comfort e di disponibilità proprio per assecondare queste esigenze. Noi abbiamo poi un punto in cui si concentra tutto, che è il servizio igienico. Il servizio igienico quindi oggi diventa, secondo me, il presidio e il servizio più delicato della filiera delle misure precauzionali. Ecco perché credo che in questa direzione vadano concentrati gli investimenti.